Sarà un'estate molto, molto ristretta, le persone non verranno al mare in tanti e soprattutto con tanta voglia di divertirsi o di godersi la vacanza. Molti hanno avuto dei morti, molti non hanno più il lavoro, molti hanno chiuso le loro attività commerciali. Io penso che il distanziamento sarà naturale sulle spiagge. Non sarà facile l'estate 2020 per i balneari e l'intero indotto del settore turistico marittimo. Non ha dubbi su questo Giuseppe Ricci, presidente nazionale dell'Associazione Italiana Imprenditori Turistici Balneari con sede a San Benedetto del Tronto. Gli operatori che in questi giorni stanno lavorando per risistemare le spiagge attendono di capire quali saranno le disposizioni stabilite dal governo per riaprire le attività, tenendo conto delle norme igienico-sanitarie da rispettare per l'emergenza coronavirus. Tante le ipotesi che girano dal distanziamento degli ombrelloni, che quindi diminuirà i posti disponibili per ogni stabilimento, disposizioni che si prevedono anche per i tavoli dei ristoranti e agli accessi scaglionati in spiaggia. Condizioni che aumentano i dubbi degli operatori della Riviera delle Palme, che seppur convinti di aprire, faticano a far quadrare i conti. Incertezze che si sommano alla scadenza ormai prossima delle concessioni, che cade proprio nel 2020. Se io devo pagare certe cifre per il canone, per il servizio di salvataggio, l'IMU, la tassa dei rifiuti e poi tutte quegli oneri che abbiamo, uno fa due conti. Io dovrei investire per aprire una struttura piccola, medio piccola, 30-40 mila euro, diceva, poi mi rifarò. I balneari chiedono dunque che il governo si attivi e faccia un tavolo con le associazioni di categoria per trovare una soluzione. Tra le proposte avanzate da Ricci, quella dell'applicazione del canone ricognitorio. Paghiamo il canone, quello che ci spetta, no? Come leggi, come disposizioni, e avere dalle regioni, dai comuni, di ridurre questo introito che dovrebbe avvenire dal comparto turistico balneare. Quindi questo rapportare il canone e le altre tasse, le altre. Basta gli appunti al 10%.